underneath the trees. We watch the sky, confusing stars, the satellites. I never dreamed that you'd be mine, but here we are, we're here tonight. Singing, hey, oh man, I'm alive, I'm alive. Singing, nel corso del primo tempo, soprattutto squadre corte e compatte, a partire diciamo di Serie C, no? Di categoria, sì, grande sì, rigore fisico. Lo sapevamo, l'abbiamo preparato in questo modo, da una parte all'altra c'erano assenze comunque importanti, però se io perdo tre uomini naturalmente non è come il Frosinone che ha un organico di categoria superiore, quindi noi abbiamo fatto debuttare dei ragazzi 92, c'erano due 91 davanti, 90, quindi una squadra ancora di più giovanissima, pur essendo il Porto Curato tra le più giovani di tutta la Lega Pro. È una partita maschia, combattuta, con grande intensità. Ripeto, gli episodi sono venuti dalla nostra parte, vuol dire che ce li siamo meritati. Corigi ci ha regalato qualche novità dall'inizio nello schieramento tattico, poi ha provato a modificare più volte nel corso della partita il volto della sua squadra. Quanto è stato difficile per lei preparare la partita con le novità che chiaramente noi non sapevamo, come noi, anche lei evidentemente, e anche nel corso di gara come avete giocato questa gara a scacchi? Sì, dal punto di vista tattico è stato un po' un problema, nel senso che non sapevamo più o meno cosa aspettarci. Soprattutto so che in 3-4 giorni un allenatore può fare poco, che sicuramente avrebbe lavorato molto sulla testa, però noi abbiamo preparato la nostra gara cercando soprattutto la nostra impostazione, al di là di come poteva essere il modulo del Frosinone, quindi ci siamo messi con una difesa a 5, tre centrocampisti e due attaccanti là davanti, quindi a seconda poi se affrontavamo un 4-2-3, un 4-3-1-2 o un 4-4-2, sapevamo già eravamo coperti comunque su tutte le posizioni. Allora, prima di cedere l'auricolare con la linea allo studio per una domanda, le chiedo quanto sono reali, secondo lei, le ambizioni di alta classifica del Frosinone? Cioè, quanto questa sconfitta ulteriore, alla luce anche dei risultati maturati sugli altri campi, può penalizzare la squadra di Corigi?
Ma c'è ancora tutto il tempo per recuperare, perché comunque guardare un posto playoff con una classifica così corta ci vuole poco. Naturalmente c'è stato il cambio in panchina, è arrivato un tecnico bravo, giovane, di grande comunque spessore, quindi sono sicuro che dandogli tempo di lavorare porterà il Frosinone nelle posizioni di classifica più consone alle qualità tecniche di tutto l'organico. Le chiedo la cortesia di indossare l'auricolare, c'è il collega Giorgio Stippe dallo studio centrale, una domanda per lei, veloce, c'è anche mister Colini vicino a noi. Te Giorgio. Noi strada facendo, partita dopo partita, abbiamo trovato un entusiasmo, abbiamo trovato una convinzione nei nostri mezzi, si è creato un grandissimo gruppo, chiunque gioca riesce a dare più del 100%. Questo credo sia la forza di questa squadra, e sta facendo dei risultati straordinari. E quindi affrontare una squadra comunque importante come il Frosinone, ho visto i ragazzi veramente raddoppiare, triplicare, lottare su ogni palla, e credo che questa sia comunque la Serie C, soprattutto l'atteggiamento che dobbiamo avere noi, una squadra che al più presto vuole arrivare ai 40-42 punti. Ecco, mi permetto di inserirmi in attesa di Corini, a due giornate dal giro di Boa, ora comanda, se non andiamo errati, il Siracusa, Cremonese invece che accusa un momento di difficoltà, pare venire fuori lo Spezia. Insomma, è un campionato che ogni settimana ci regala qualche sorpresa. Lei si è fatto qualche idea più di noi su chi potrebbe vincerlo? Quali sono le griglie che si è fatto Massimo Rastelli su questo campionato? Ma io credo che il Siracusa indubbiamente nell'ultimo mese e mezzo ha trovato una certa continuità di risultati e di vittorie. Anche se perderà qualche punto per penalizzazioni, però credo che appunto Frosinone, Spezia, Triestina, Barletta, Siracusa sono quelle che si giocheranno la promozione finale. È difficile in questo momento capire quale possa essere la battistrada, quella da fermare, diciamo così, però tutte le altre credo hanno tutto il tempo per recuperare il tempo perduto, e poi naturalmente c'è sempre qualche sorpresa che ogni anno viene fuori. Porto Gruaro lì sopra, alla classifica fino a? Fino a... speriamo il più a lungo possibile. Noi, ripeto, dobbiamo arrivare al nostro primo obiettivo, che è quello della salvezza. Mancano 15-16 punti, quelli che sono, e vogliamo arrivare il prima possibile. Poi, se mancano ancora qualche partita, cercheremo di essere la mina vagante in questo girone. Grazie mister e buon lavoro.